Siamo qui a Roma per riscrivere l'immaginario. Rewriters è un festival giunto alla sua seconda edizione che appartiene a un grande progetto di riscrittura dell'immaginario, un movimento culturale che fa capo alla testata Rewriters.it e che una volta l'anno si riunisce in carne ed ossa per fare un grande think tank, un hub, un laboratorio di pensiero per immaginare nuovi scenari e nuovi mondi. È bello che la Regione Lazio anche quest'anno sostenga Rewriters. Esercitando il pensiero divergente. La nostra mission è aiutare a cambiare un sistema. Dobbiamo dirci la verità. La performance aziendale si fa a partire dalle persone. Perché su questi temi non si può essere competitor, ma si può essere alleati. Sii curioso, non giudicante. Si respira l'aria e la volontà di fare le cose in maniera diversa, di rompere gli schemi. Fare cultura inclusiva, anche della diversità, anche e soprattutto di ciò che non si comprende. Contribuire, partecipare, a ridisegnare un futuro che è già qui. Essere attenti a tutto ciò che ci circonda. Le persone si incontrano e generano qualcos'altro. Consapevolezza che non siamo noi il metro di misura di tutto il mondo. Tu vedi un pezzettino di realtà e tutto quello che vedi in quel pezzettino pensi che sia tutta la realtà. La verità. Letizia ha raccontato sempre la verità e le nuove generazioni devono raccontare la verità. La storia. Riscriverla, ristudiarla, ricapirla, reinventarla, lavorarci sopra anche di fantasia, certo, ma per proiettarsi in avanti. Ribellione. Dobbiamo ribellarci sempre, ancora, finché. Crescita è la parola che io vorrei, diciamo, sì, da riscrivere, da vedere sotto un'altra ottica diversa. Una politica che sa immaginare, avere una visione, che non ha paura della partecipazione dei cittadini, ma è consapevole che proprio quella partecipazione è una parte fondamentale della soluzione dei nostri problemi. Da quanto è che non ci innamoriamo degli altri, delle cose, delle piazze, delle strade, dei temi importanti? Giorni ad altissima intensità di passione, sentimento, cultura, arte, idee. Diciamo sì, quello è un mondo nel quale cadono le barriere, ma vorremmo che quelle barriere cadano già oggi. Riders ha un progetto molto
molto alto, molto complesso, molto bello. Rewriters Fest è un'occasione straordinaria di incontro tra idee che producono altre idee. Alla scoperta di un mondo. Io credo che così si possa riscrivere davvero una politica migliore, una politica più giusta che tenga insieme giustizia sociale e giustizia climatica. Vogliamo rimanere qui e se vogliamo rimanere qui dobbiamo far cambiare le cose. Purtroppo le istituzioni penso che siano consapevoli di quello che è gli ostacoli che mettono, gli ostacoli che discriminano. Le mobilitazioni che abbiamo visto si muovono indicandoci una via, che è la via della intersezionalità. I diritti sono consustanziali all'economia circolare. Non c'è tecnologia che tenga se tu non inneschi un nuovo processo sociale. Riscrivere un paradigma che ci siamo, penso, tutti resi conto vada cambiato. Va verso uno sviluppo economico, ma garantisce e tutela il futuro, le generazioni che verranno. La centralità della persona nel suo presente, ma anche nel suo futuro. Ho scelto di sostenere questo progetto di Reward perché sentivo come persona della mia generazione di dare un contributo serio a mobilitare persone ed imprese in questa logica del cambiamento. Non è sufficiente finché non ci prendiamo in mano la costruzione del mondo che vogliamo vedere dopo. Dei folli che cercano di portare a casa delle battaglie dei risultati straordinari. E poi arrivavano gli umani. Una diversa forma della ragione. Una diversa forma della ragione e anche una diversa forma del sentimento. Nel momento in cui riusciremo a capire di essere parte integrante della biosfera, saremo anche capaci di fare i conti con noi stessi. Gridiamo tutti insieme, gridiamo tutti la stessa cosa. Basta! Boh, boh, basta! Di notte, da sola? Vestita così poi. Sì, ma io ho detto di no. Ho detto di no. Scusa, ma te la sei un po' cercata, eh? Questa è la radice della violenza. Di svelare gli stereotipi che ci attanagliano uomini e donne con consapevolezza, con competenza, per un mondo libero. Mondo, la società digitale, la società del futuro la disegnano soltanto gli uomini. Questo non deve succedere. Avevo un padre pilota che non mi ha mai insegnato a guidare perché non pensava che potesse interessarmi. Bisogna avere tanta passione e tanta motivazione, ma non c'è nessuna ragione per cui qualcun altro debba dirti cosa fare e cosa non fare. Il linguaggio più inclusivo sicuramente riesce ad abbattere tante barriere mentali, non fare della retorica, non fare del pietismo, mettere al centro la persona prima della disabilità. L'imperfezione, non andare a cercare per forza l'essere perfette o perfetti. È importante la consapevolezza e per avere la consapevolezza bisogna raccontare. Il vecchio mondo a volte è lento, è spigoloso, è pieno di ostacoli. E invece tutte queste tecnologie, se fanno una cosa bella, è proprio rimuovere gli ostacoli. Noi tutti siamo costruttori di mondi. La parola da portarci è relazione. Ed io vero da te, e tu verrai da me. L'augurio che mi faccio per me e per il mondo che mia figlia già sta vivendo e vivrà ancora di più nei prossimi anni, è quello di un mondo dove il senso di contiguità e di comunità è maggiore. Secondo me ogni stile di scrittura deve parlare del momento in cui nasce. Io cerco di parlare delle cose che vivo. È bello anche vedere questo scambio e capire come si è evoluto anche il mondo.
gnocco, ok? Proctologo e transustanziazione. Sarebbe cacofonico ministra? Non solo le donne, tendenzialmente tutte le minoranze e tutte le diversità sono portatrici di altre intelligenze, altre letture e altre modalità per stare al mondo, che secondo me potrebbero essere una alternativa. Un'esigenza, un istinto. Non censurare la realtà, poter nominare tutto, anche i sentimenti negativi e soprattutto non giudicare. Scrivere è sempre sovvertire, non soltanto il mondo ma anche la versione di noi stessi precedente. Che la contaminazione è tutto, anche in musica. È una battaglia che faccio in nome della verità. Questo personaggio che ho creato per Rev Writers si chiama Ryu e attraverso queste 5 storie affronta il contrasto al bullismo, l'inclusione, la solidarietà, le famiglie omogenitoriali e le lotte per i diritti. Aiutare i bambini a percepirsi non come cittadini del futuro, ma come cittadini del presente. Costruire delle storie che li aiutino a vedere nelle storie che leggono riflessa la varietà del mondo. Dubbio. Ecco, facciamoci venire ogni tanto qualche dubbio, che non possiamo essere le uniche persone ad avere la verità in tasca. Siamo in qualche modo a servizio di una visione. Tu cominci a vedere più le somiglianze che le differenze e quindi forse piano piano il muro del pregiudizio si sgretola. Verso l'infinito e oltre. Che se lo cerco trovo quello che cerco, che forse la tua...